Ben ritrovati amici di VCD Event in compagnia di Francesco Manco, area manager Sud Italia, benvenuto a bordo. Ciao Dino, buonasera a tutti. È il caso di dire benvenuto a bordo perché questo è un happening importantissimo che riguarda una delle navi di MSC Crociere. Beh, noi oggi a Napoli variamo la seconda nave nata dal progetto Rinascimento. In questo caso parliamo di Sinfonia, una nave che è stata allungata. Questa operazione prevederà comunque l'allungamento di altre due navi per un totale di 4 navi. Abbiamo deciso di vararla qui a Napoli perché noi siamo nati da Napoli e poi ci siamo estesi un po' in tutto il mondo, in tutta l'Italia. Questa nave è un prodotto tipico del mondo MSC Crociere ed è molto indicata per le famiglie. Tra l'altro sarà impegnata a partire da maggio sul nord Europa, quindi con una programmazione molto vasta, e si alternerà con partenze da Copenaghen o da Kiel e percorrerà itinerari tra i fiordi norvegesi e il nord Europa in generale, quindi le capitali del Baltico. Continuate a guardare le immagini e poi torneremo con Francesco per parlare ancora di questa nave bellissima che sicuramente farà felici tantissimi croceristi. A più tardi. Nave bellissima, e Francesco, mi parlavi prima del progetto Rinascimento, in che cosa consiste? Beh, il progetto Rinascimento consiste nell'allungamento delle navi di classe lirica. Adesso ci troviamo su MSC Sinfonia ed è la seconda nave che ha subito questo intervento. La prima è stata Armonia e adesso è già impegnata sulle Canarie. In sintesi, la nave viene divisa in due e viene inserito un pezzo di metallo di circa 27 metri. Con questa operazione abbiamo tirato fuori altre 200 cabine, per cui la nave ha acquistato ovviamente maggiore spazio e maggiore capacità ricettiva. Ovviamente le navi di classe lirica si prestano moltissimo a questo tipo di itinerari, quindi sia Mediterraneo sia Nord Europa, perché comunque hanno moltissime cabine quadre, per cui è molto indicata anche per le famiglie, e poi ha una linea molto sobria dove si eccelle il gusto italiano, che ovviamente prevale un po' su tutte le nostre navi. E allora, su questa nuovissima nave MSC Crociere, per tutti i croceristi che ci stanno guardando da tutta Italia, nella vostra agenzia di viaggio di fiducia prenotate subito una crociera. Certo, infatti recatevi nell'agenzia di viaggi sotto casa e troverete la giusta offerta e soprattutto la giusta destinazione per i vostri gusti. Caso anche di parlare con Leonardo Massa, Country Manager Italia, e dire benvenuto a bordo, Leonardo. Benvenuti a voi e benvenuti a tutti gli ascoltatori. È una nave nuova, allungata di 27 metri, più cabine, più croceristi. Assolutamente sì, è la seconda nave del progetto Rinascimento sottoposta a questa straordinaria operazione ingegneristica. Sono navi che sono state tagliate e qui è stato inserito un modulo di 27 metri con oltre 200 cabine in più, quindi una vera e propria nave nuova. Una nave adatta soprattutto alla famiglia, Leonardo. Sì, questa è una nave che ben si presta alle esigenze delle famiglie per la presenza non solo di molte cabine triple e quadruple a bordo, ma anche per le partnership che abbiamo stretto con Chicco e Lego e con delle specifiche aree dedicate appunto ai ragazzi di diverse età, ovviamente dall'età più piccole fino ai 18 anni. È naturalmente pronta già per i nuovi itinerari della nuova Sinfonia. Assolutamente sì, la nave andrà a Genova, farà delle crociere di 12 notti e poi il 6 maggio si trasferirà in Nord Europa, dove di fatto farà tutto il periodo estivo facendo crociere di 7 giorni che alterneranno i fiordi norvegesi alle capitali baltiche, e poi a metà settembre rientrerà nel Mediterraneo e farà crociere di 12 notti verso le Canarie. Questa è la nuova
sinfonia, ma ci sono tanti altri progetti interessanti nei prossimi due anni con MSC Crociere? Assolutamente sì, l'azienda ha un piano industriale, un secondo piano industriale che prevede un investimento di oltre 5 miliardi di euro che tra il 2017 e il 2022 darà vita a 7 nuove navi che si aggiungono alle 12 oggi presenti in flotta, raddoppiando l'attuale capacità. La nuova sinfonia della MSC Crociere, Francesco, è una nave adatta soprattutto per le famiglie. Sì, infatti adesso, come potete notare, ci troviamo nell'area piscina che fa parte appunto delle aree ristrutturate dove abbiamo creato un angolo proprio per i bambini. Infatti poi noi ci siamo abbinati molto a dei brand importanti soprattutto per l'infanzia, tra cui Kikko e Lego. In questo caso abbiamo una piscina adatta esclusivamente ai bambini dove ci sono giochi d'acqua per potersi intrattenere, ovviamente senza andare ad interferire nelle aree utilizzate anche dagli adulti. Quindi abbiamo creato sia uno spazio per i bambini nel quale possono giocare liberamente e oltretutto abbiamo liberato lo spazio piscina per gli adulti, i quali possono godersi tranquillamente il sole sul bordo piscina.